Ciao a tutti, benvenuti Serena Crochet. Oggi vi faccio vedere come realizzare portacarte o tessere. Realizzato con punto waffle, molto molto semplice. Andiamo subito a lavorare insieme. Ci serve un gomitolo di cotone o lana, quello che vi piace. Con questo filato io utilizzerò uncinetto 3 mm, poi una forbice, ago di lana, due segnapunti, poi qualsiasi tipo di bottone che ce l'avete a casa. Io invece ho provato a utilizzare questo bottone particolare, poi comunque potete utilizzare quello che c'è a casa. Adesso iniziamo a realizzare questo bellissimo portacarte. Prendiamo il filo comodamente, prendiamo uncinetto, facciamo il nodino iniziale. Iniziamo a fare le catenelle 1, 2 e 3. Allora, dobbiamo fare 22 catenelle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22. Abbiamo fatto 22 catenelle. Adesso iniziamo il primo giro. Dobbiamo fare 3 catenelle. 1, 2 e 3 catenelle. Terza catenella, quindi l'ultima catenella, mettiamo segnapunti. Poi 1, 2, 3. Quarta catenella, mettiamo uncinetto, iniziamo a fare la maglia alta. Esce prima 2, rimane 2 e usciamo tutte e 2. Ok, dobbiamo fare tutta la linea, la maglia alta, fino alla fine. Allora, avvolgiamo il filo su uncinetto, prendiamo una catenella. Poi passiamo 2, passiamo ancora 2, prendi il filo, passa interno la catenella, poi prendi il filo, passa 2, passa 2. Facciamo fino alla fine lo stesso lavoro, poi torniamo. Ok, proviamo a contare tutto. 22 maglie alte. Adesso iniziamo il secondo ciclo. Facciamo 2 catenelle, poi l'ultima catenella metto segnapunti, poi giriamo verso a sinistra. Allora, qua dobbiamo prendere noi la prima maglia, la seconda maglia bisogna prendere questa qua, quindi guardando da sopra, quarta catenella bisogna prendere. Allora, adesso vi spiego meglio. Vedete, prima, seconda, terza, quarta catenella che si vede da sopra. Quindi quarta maglia, 1, 2, 3, non questa, perché questa qua dove abbiamo fatto 2 catenelle su punto, quindi seconda maglia, da sopra vedendo quarta catenella dovete prendere e iniziamo a fare maglia alta, poi seconda maglia alta normale, invece la terza, invece
invece prendere terza normalmente da sopra, noi dobbiamo prendere il punto di basso, questo lungo, questo punto. Dobbiamo fare il rilievo davanti, in questo modo dobbiamo prendere, ok? Poi fa il lavoro maglia alta normale, esce due fuori e due fuori. Questo punto si chiama punto alto in rilievo davanti. Allora, abbiamo fatto un rilievo davanti, dobbiamo fare due maglie alta. Allora, questa qua accanto al rilievo che abbiamo fatto, sopra la catenella, il punto, prendiamo il punto sopra, vedete, questo può scappare molto facilmente, quindi bisogna controllare bene. Uno, poi accanto, due, maglia alta, poi terza, punto alto, il rilievo davanti. Ok, questo, dobbiamo ripetere questo lavoro. Allora, accanto, rilievo davanti, vedete qua, sopra la prima maglia, uno, due, poi terza, rilievo davanti, punto alto, rilievo davanti. Quindi dobbiamo fare due maglie alta, un punto alto, rilievo davanti, facendo ripetizione fino alla fine. Ok, siamo arrivati fine. Allora, abbiamo fatto punto alto in rilievo davanti, due maglie alta, poi è rimasto un altro punto dove c'è segno punti. Allora, fine lavoro sempre bisogna fare la maglia alta normale, quindi qua abbiamo fatto due maglie alta, rimasto l'ultima fa un'altra maglia alta, quindi alla fine fatto tre maglie alta normale. Ok, adesso facciamo un altro giro, nuovo giro, facciamo due catenelle, mettiamo il segnapunti, seconda catenella, mettiamo il segnapunti, poi giriamo il lavoro verso sinistra. Allora, guardate qua, guardando bene ci sono dei lavori più interno, questa e questa, questo più interno, infossato, vedete? Quelli lì è entrato verso interno, quelli lavori che abbiamo fatto punto alto in rilievo davanti. Quindi adesso questo giro dobbiamo fare tutto un altro modo, dove abbiamo fatto infossato dobbiamo lavorare maglia alta normale, invece dove abbiamo fatto la maglia normale e due punti dobbiamo lavorare maglia punto alto in rilievo davanti. Quindi questo giro dobbiamo iniziare due in rilievo verso avanti, perché abbiamo finito con due maglia alta normale. Allora, meglio provare invece a parlare. Allora, adesso mettiamo ago interno.
Allora, prima lasciamo andare, poi seconda questa qua, seconda linea, vedete, prendiamo verso avanti, iniziamo a lavorare punto alto in rilievo davanti. Uno, abbiamo detto bisogna fare due punti in rilievo verso avanti, fatto su, poi terza, dobbiamo lavorare la maglia alta normale. Ok, ripetiamo lo stesso modo invece. Prossimo rilievo, la maglia tiriamo un po' su il lavoro, perché bisogna avere, deve essere lo stesso altezza. Seconda rilievo verso avanti, il terzo, controllate sempre perché è nascosto, il punto, la maglia alta normale, due rilievi, uno e due, poi un qua nascosto, dovete sempre riprendere, e la maglia alta normale, così vedete il lavoro che si vede, la forma di Wapol. Ripetiamo fino dove ci segna punti, poi torniamo. Ok, rimasto l'ultimo punto. Allora, con l'ultimo punto abbiamo qua, abbiamo finito due punto alto in rilievo davanti, quindi l'ultimo facciamo, chiudiamo con la maglia alta normale, chiudiamo con la maglia alta, poi due catenelle, mettiamo sempre segnapunti e giriamo verso a sinistra e prendiamo, guardando da sopra, quarta catenella, prendiamo quarta catenella, facciamo la maglia alta. Allora, questo giro dobbiamo lavorare lo stesso modo che abbiamo fatto il primo giro. Qua e due maglie alte, un rilievo, due maglie alte, un rilievo. Quindi prima due maglie alte, uno e due, poi terza, un rilievo davanti, il rilievo davanti, vai, incastra, passa, passa due, passa due, poi due maglie alte, sempre state attenti che nascosto il punto dietro il rilievo, due maglie alte e il rilievo davanti. Ripetiamo fino alla fine di questo giro. Questo giro finisce con due maglie alte. Uno, due maglie alte. Poi dove c'è segnapunti, questo punto non dovete dimenticare, per quello io vi dico mettere i segnapunti, senza segnapunti può perdere. Alla fine finisce con la maglia alta, quindi finisce con tre maglie alte.
questo giro abbiamo finito. 1, 2 catenelle, mettiamo l'ultima catenella e segnapunti e giriamo il lavoro verso a sinistra. Questo giro bisogna fare come, allora, come qua sotto abbiamo fatto, dove è infossato bisogna lavorare maglia alta, invece dove è esterno questo modo, due punti, bisogna lavorare il rilievo davanti. Praticamente uguale quello che si vede sotto. 2 rilievo e sopra, poi una maglia alta. La prima linea lasciamo stare, prendiamo quella seconda, il rilievo davanti, lavoriamo come maglia alta. Anche seconda rilievo davanti e terza la maglia alta normale. Ok, questo ripetiamo fino alla fine. 2 rilievo in avanti, una maglia alta normale. Questo giro finisce punto alto il rilievo davanti. L'ultima sempre chiude con la maglia alta. Allora, continuo a ripetere in questo lavoro. Questo è qua un gruppo, due giri e un giro che abbiamo fatto. Quando si vede questa forma si lavora punto alto il rilievo davanti, due maglie alta. Poi dall'altra parte, quando si vede questa forma, due punto alto il rilievo davanti, una maglia alta. Mentre lavorando riuscite a capire. Quindi questo è un gruppo, fa due giri, facendo due giri esce questa forma. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, eccetera, eccetera. Io farò 11 quadrati, quindi sarà 22 giri. Facciamo 22 giri di questo lavoro, poi ci rivediamo dopo. Ah, una cosa importante, non dovete mai dimenticare di mettere segnapunti, se no diventa largo o diventa piccolo. Quindi ricordate di mettere sempre segnapunti, oppure ricordate sempre l'ultimo punto, così riesce a venire sempre diritto. Gli ultimi due punti si chiude sempre con la maglia alta. Abbiamo fatto 22 giri di lavoro. Allora, adesso giriamo dall'altra parte, pieghiamo parte in basso. Vi consiglio di mettere questa parte dove abbiamo lavorato all'inizio. Quindi, allora, interno 1, 2, 3 quadratini, poi anche dall'altra parte e 1, 2, 3 quadratini, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Così dobbiamo cucire questa parte. Allora, adesso lavoriamo, prendiamo la prima maglia, anche dall'altra parte prima maglia, poi dobbiamo chiudere con la maglia bassa. Allora, prendiamo il filo,
Facciamo passare il filo, io chiudo questo modo, poi faccio una catenella anche quella sopra, si vede qua. Ogni quadrato ci sono due maglie da lavorare. Ok, questa seconda maglia bassa, una catenella anche qua dentro questo quadrato, una maglia bassa, poi una catenella, una maglia bassa e una catenella, sempre stesso modo, una maglia bassa, poi una catenella anche parte in su. Controlliamo sempre che abbiamo messo giusto uncinetto, una catenella, poi il prossimo il quadrato, ok, una maglia bassa, una catenella, un'altra, una maglia bassa e una catenella. Ok, questa parte abbiamo finito. Questo filo rimasto e tagliamo. Adesso iniziamo tutto singolare. Allora, stesso, tutto questo qua, stesso procedimento. Abbiamo già finito con la maglia, no, una catenella, poi qua è rimasto un pezzettino perché in questa parte basso all'inizio abbiamo lavorato catenelle, quindi dobbiamo chiudere con il prossimo quadrato e maglia bassa e una catenella. Lo stesso, maglia bassa, una catenella, poi anche questo, quindi ogni quadretto due maglia bassa bisogna fare, in mezzo sempre una catenella, prima maglia bassa, una catenella, seconda maglia bassa, una catenella, prima maglia bassa, una catenella, seconda maglia bassa, una catenella. L'ultimo quadrato, una maglia bassa, una catenella, sull'angolo una maglia bassa e una catenella. Allora, adesso iniziamo parte in alto. Parte in alto, vedete, si vede tutte le maglie perfettamente, quindi questa parte prendiamo tutte le maglie, prendendo in questo modo e maglia bassa, facciamo tutto maglia bassa, senza catenella, tutta la linea maglia bassa. Ok, abbiamo finito parte in alto, tutto maglia bassa. Adesso giriamo questa parte, lavoreremo come abbiamo fatto prima, come questa parte, quindi una maglia bassa e una catenella. Sulla gamba facciamo, ok, prima una maglia bassa, poi una catenella, una maglia bassa, una catenella. Abbiamo fatto primo quadrato, secondo quadrato lo stesso, una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, una catenella. Facciamo lo stesso modo abbiamo fatto all'inizio fino alla fine e poi torniamo. Abbiamo finito tutto l'intorno, rimasto questo pezzo parte in basso dove è piegato due parti. Allora, ti vi faccio vedere qua, bisogna prendere tutte le parti.
parte in basso, ogni quadrato 2 punti, la maglia bassissima. Allora adesso dobbiamo lavorare 14 maglia bassissima qua. Vedete, 7 quadrati, ognuno bisogna fare 2 maglie bassissima, quindi 14 maglie bassissima. Allora prendiamo primo punto, la maglia bassissima, seconda maglia bassissima, abbiamo finito un quadro, poi questo saltiamo, 1, 2 maglia bassissima, poi questa linea saltiamo, 1, 2 maglia bassissima, saltiamo, 1, 2 maglia bassissima, fino alla fine in questo modo. Ok, adesso togliamo questo segnapunti, l'ultima parte qua, tutta, adesso lavoreremo tutta la linea che abbiamo lavorato prima, tutto maglia bassissima. Allora, mettiamo la prima angolazione, maglia bassissima. Ricordate che abbiamo fatto una maglia bassa e una catenella, bisogna prendere tutti e due, quindi dove c'è la catenella e incastra sotto, prende tutta la catenella, si fa maglia bassissima, la maglia bassa prendete normalmente così, maglia bassissima. Noi adesso faremo tutto intorno questo lavoro, passeremo tutto intorno la maglia bassissima. Ok, finito tutto il lavoro, abbiamo passato tutto intorno la maglia bassissima, adesso sistemiamo il filo. Adesso proviamo a mettere carte, chiudiamo e bisogna mettere un punto centrale e il bottone che vi piace. Io ho messo questo qua, non so come si chiama, un bottone molto semplice da mettere. Chi vuole mettere anche il bottone magnetico? Vedete qua al centro e può mettere e si attacca. Anche ci sono questi bottoni magnetici un pochino più piccoli, quindi potete utilizzare quella, oppure anche c'è questo tipo che si può attaccare qua e qua e si chiude. E potete utilizzare comunque quello che vi piace mettere. Questo invece si gira, vedi, faccio vedere com'è, e vedete questa qua incastra interno, poi questo bottone sopra e si gira e si chiude. Molto molto semplice da mettere, anche molto più carina. Vi è piaciuto questo lavoro? È molto semplice e molto carino, è vero? E, spero che vi è piaciuto lavorare con me anche questa volta. Come sempre ti ringrazio di avermi seguito. Non dimenticate mettermi like se vi piacerebbe lavorare ancora con me e iscrivetemi al mio canale. Grazie di tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.